storia e segreti del monumento più famoso di Benevento, l'Arco di Traiano. Il poema in pietra che celebra la vittoria sui Daci, il completamento della via Traiana, la vita e le battaglie dell'imperatore. Questo video, i racconti dell'Arco, dal 2004 ci fa viaggiare nel tempo nell'ex chiesa di Sant'Ilario a Portaurea. Costruita tra il VII e l'VIII secolo d.C. su un complesso di età imperiale. Sant'Ilario è diventata il Museo dell'Arco grazie al progetto della cooperativa Areca, realtà al femminile, perché furono 5 ragazze a proporre quasi 10 anni fa alla provincia di Benevento, ente proprietario del complesso allora abbandonato, di gestire il sito inizialmente da volontarie. Sono appena ricominciate le visite delle scuole, fetta consistente dell'utenza, il 60-70%. In tempi duri per tutti, il bilancio è positivo. Quest'estate la crisi l'abbiamo sentita con un luglio poco frequentato, un agosto abbastanza buono, abbiamo superato i 1000 visitatori e settembre anche intorno ai 700. In realtà c'è un'affluenza maggiore di pubblico straniero proveniente dall'America e questo è una cosa che ci fa molto piacere, perché noi abbiamo cominciato nel 2005 con un pubblico straniero dell'1% sull'affluenza di circa 15.000 visitatori l'anno e siamo arrivati adesso a 10%. Dal complesso, sezione del Museo del Sannio, sono venute tante idee, poi adottate da strutture ben più grandi, come le audioguide per sordi recentemente presentate al Museo Archeologico di Napoli. Con il Liceo Artistico di Benevento, la cooperativa è impegnata in un progetto Musica nel Rito Beneventano, percorsi longobardi, che porterà alla realizzazione di un video, di una mostra e a visite guidate, un'idea che ha vinto un concorso bandito dalla provincia di Benevento. Un sito sempre aperto, Sant'Ilario, con biglietti per visite guidate a 2 e 1 euro. Con 6 euro si possono visitare anche Museo del Sannio, Chiesa di Santa Sofia, Palazzo Casiello. Tanto lavoro in rete e tante idee in un campo, la gestione dei beni culturali, dove tutto è però sempre più difficile e non soltanto per la mancanza di fondi. È una lotta sempre continua, cioè nel senso che noi abbiamo cominciato con la presunzione di essere addirittura lungimiranti. Noi pensavamo che tutti si accorgessero che Benevento dovesse puntare sui beni culturali. Ma l'attenzione su questi beni forse? No, non c'è stata. Cioè nel senso che c'è un buon recupero, un buon lavoro, questo sì, perché i beni sono curati e tutelati abbastanza bene. Non c'è la promozione, non c'è la valorizzazione e soprattutto non c'è il crederci. Cioè non ci crediamo abbastanza e soprattutto non fino a quando c'è la mentalità che con il bene culturale non si mangia, davvero è impossibile cambiarla. Cioè nel senso che noi lottiamo ogni giorno per fare il minimo indispensabile per andare avanti.